Non c'è neppure il più lontano cenno di quell'idea. Prova. Ora non neghi più. Mi sfidi. Ma che vuoi che sfidi? Uno come te. Chi vuoi che presti fede a te e non a me? Se io affermo che non ho conosciuto, com'è vero, codesti nuovi appunti dell'Agliani e ti esibisco le carte che ho qua di lui. Eh già. Se non ci fosse il tuo libro. Il mio libro? A cui si deve prestare fede. A me no, ma il tuo libro sì. La prova è lì. Nel mio libro. Ma come volete che uno, ignaro come me, potesse capirci qualcosa in tutte quelle formule, in tutti quei calcoli? L'evidenza del furto mi è saltata chiara davanti agli occhi senza cercarla, confrontando quegli appunti col tuo libro. Non ti degno di risposta. E l'ho scoperto da un pezzo, io, sai? E mi sono stato zitto per lei. Per il bene che facevi a mia figlia. Perché ignoravo l'altro tuo delitto, di cui questo fosse soltanto la conseguenza accidentale. Perché non hai avuto mai nessuna vera passione, tu. E con queste carte dell'Agliani ti servirono soltanto da prima per nascondere la tresca. Per darti il pretesto di startela a casa mia, vicino a lei. Vuoi che pubblichi, se non hai nulla da temere, quegli appunti che ho a casa così come sono? Sarei venuto a darteli. Dammeli. E li pubblicherò io stesso. Riconoscendo innanzi a tutti. Che cosa? La tua appropriazione indebita. Questa non c'è. E non la crederà mai nessuno. Già. Fra te e me. Ma guarda, mi basta che lo creda lei. Se glielo dico io, uno che per lei ha taciuto, uno che non parlerà più domani. Che vuoi che mi importi del tuo libro, di chi l'ha scritto, di te? Tu mi credi? Sì. Credi a me e non a lui? Sì. Sì. E mi basta questo. Non faccio niente, non pubblico niente. Ero venuto qua per fare non so quante cose contro te, contro tutti. Mi sono cadute di mano tutte le armi. Ma che armi? Non ne ho neanche uno spillo. E poi perché? È piccolo, brutto, meschino quello che ho fatto. Ne provo onta io stesso ora. Tu mi credi? Sì. Sì. E mi basta questo. Addio. Ah, no. No. Saprò impedirtelo io. Per vivere ti deve bastare. No, no. Come no? Sì, se ora è tutta la mia stima, il mio affetto, tutto il rispetto. Sì, sì, certo. Io posso ormai, senza inganno, riaccostarmi solo a chi dopo la colpa si pentì e mi compensò con tanto amore. L'unica cosa viva e vera che io m'abbia avuto dopo il delitto, tutto il resto è stato inganno. Chi più mi ingannò meno. Non potrei senza ribrezzo per me e per voi, riaccostarmi alla vostra vita. Ma no. Perché il ribrezzo? Nessun ribrezzo. Quello che tu hai detto, scusa, l'inganno suo sul mio conto. Ma non è vero. Eppure io l'ho creduto subito, entrando qua con lui. Ebbene, così lo crederanno anche gli altri. E sarò io la prima a farlo credere a tutti. Perché abbiamo tutti per te rispetto, considerazione. Tu? Ma non puoi mica dire... Non c'è bisogno di dire. Mi vedranno con te, accanto, intorno a te, come nessuno finora m'ha veduta. E d'accordo tutti qua d'ora in poi... Ma non posso crederlo io. Anche tu. Lo crederai anche tu. Per forza. Io? Come? Ma perché è vero, vedi? È vero ora il mio affetto per te. Non è mica un inganno. Il mio affetto, la mia stima, sono una realtà in cui tu puoi vivere e che si imporrà a tutti e anche a te. È giusto, sarà così. La
commedia. Allora? No, nessuna commedia. Il mio affetto vero, ti dico. Sì, certo, sarà così. Tutto per bene. Oh, su, su, sarai tanto stanco. Andiamo, andiamo, ti accompagneremo noi a casa. Sì, è già molto tardi. C'è giù l'automobile, faremo presto. A casa? In automobile? Tutto per bene. Tutto per bene. E lui? Che dici? Salutiamo anche lui, allora. Tutto per bene.